Un messaggio del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha tenuto a battesimo a Roma, presso la Casa del Cinema, la prima nazionale della docufiction Il Volo, del regista tedesco Wim Wenders. L'opera, voluta dalla Regione Calabria, inizialmente doveva essere un corto di 8 minuti, ma poi, grazie alla passione del regista tedesco per il progetto, il documentario è diventato un film, un mediometraggio di 32 minuti in 3D. Con Luca Zingaretti e Ben Gazzarra, il soggetto nasce dall'incontro del regista con un bambino afghano e racconta la realtà dell'accoglienza dei paesi della Calabria. Girato tra Riace e Caulonia, centri dove l'accoglienza ha ispirato la legge regionale che promuove le iniziative di integrazione, Il Volo ha fatto innamorare Wenders della Calabria, tanto da fargli esclamare: lì si vive un mondo migliore. All'iniziativa l'imprimatur dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, presente a Roma con il suo delegato Lawrence Scholz. Siamo contenti perché è una giornata diversa per la nostra regione, che di solito ha giornate segnate diversamente. Poi abbiamo qua questo grande protagonista del film, che è importantissimo, e quindi siamo contenti tutti stasera. È una tregua, diciamo, una giornata tregua.